Oggi abbiamo un gradito ritorno in Via Novelli, anche se allora era con tutti i ragazzi, oggi invece siamo quasi soli, solo con collegamenti. Abbiamo Laura Melande. Ecco di qua, Laura. Ciao! Ma Ciao a tutti! che bello vederti. Campionessa di pallavolo. Allora, Laura, innanzitutto come stai? Come va? Ma sto abbastanza bene, dai, per come si possa stare bene in una situazione così un po' particolare, però cerchiamo di mantenere la positività, quindi sto bene. Ma guarda, ti dico che già come capelli, trucco così, sei Ora perfetta, sono perciò. fatta bella. Allora, aspettavi il nostro Sempre sono incontro. rimasti, Io insomma. già ti immaginavo come sei con la coda quando giocate a pallavolo, che tenete la coda oppure in tuta così, invece sembra che devi uscire, perciò sono le Sono. piccole eventi Anzi, mondani. grazie per avermi dato questa gioia di truccarmi di nuovo. Ah, meno male. Laura, allora sei a Ravenna, giusto? Perché la stagione di pallavolo è stata sospesa, perciò ci salutiamo così, pare, no? Giusto? Non dovrebbe più ricominciare o forse ricomincerà? No, per ora hanno deciso di sospendere, poi non so se cambieranno idea perché non c'è un accordo definitivo, diciamo, tra Lega e Federazione, però al momento, aspetta che c'era tu che Dai, ma stavo lontano. puoi portarlo in video. Tienilo. Oh, ma che Ecco, meraviglia! Guardalo lì. Guarda come è ti guarda. arrivato Ha il proprio. molestatore ufficiale con la pallina qui. Guarda, è lo sguardo dell'amore questo, Laura. Ti Vuole giusto guardava giocare. No, stavo cuccio. dicendo che per ora hanno sospeso e sembra in maniera definitiva. Poi, ripeto, non hanno ancora un accordo ufficiale, però sembra che si riprenda insomma l'anno prossimo, sperando di riuscire insomma a incominciare in tempo, quindi sperando che questa situazione sia passata. E tu invece, Laura, perciò sei a Ravenna, giusto? Nella casa dei tuoi? Abiti con i tuoi? Abiti da sola? Come sei No, messa? sono da sola purtroppo. E vabbè, sono con Artù perché i miei abitano a Bagnacavallo, quindi siamo un po' lontani e non siamo nello stesso comune, quindi non ci possiamo vedere niente, però dai, stanno tutti bene. Quindi sono diventata zia nel frattempo di nuovo. Ma È dai, ma che nato il mio bello! nipotino, Come sì, si chiama? Matteo, Matteo. solo che lo vedo solo per Buongiorno. videochiamate, E rimane quindi il figlio di chi, Matteo? è di mio fratello e di Micaela, che è mia cognata. Ah, tu, perciò, e abitano lì sempre vicino a voi più o meno, anche se nel Ravennate. L'abitano vicino ai miei, sì. Che bello che è questa. Però tu ti senti un po' solo come carattere? Sei una che sta bene anche da solo oppure ti manca e proprio comincia a pesarti questa quarantena forzata? Guarda, io sono molto orso nella mia esistenza, tendenzialmente mi piace avere i miei spazi. E quindi all'inizio non l'ho accusata più di tanto, anche perché comunque dai, sono abituata a stare lontano da casa, a non fare la Pasqua in famiglia, capita insomma per insomma, il mio lavoro e tutto. Però sicuramente adesso che sono quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, dai, inizio ad accusare il non avere un contatto umano. Quindi sì, Sai quello che inizio un po' ti a. capisco perché io devo lavorare, però mi accorgo anche delle altre persone un po' come te, sono come le persone a cui piacciono i dolci, però quando mangi un sacco di dolci, poi dopo cominciano a disgustarti, così anche la solitudine, bello una settimana, 2 settimane, un mese, ma dopo cominci a sentire un po' la stanchezza. E cosa fai tutto il giorno, Laura, allora? Come ti organizzi la giornata di Laura Melandri, eh? Allora, cerco di essere comunque attiva, di darmi un piano di giornata per non stare a poltrire sul divano, ecco, anche perché bisogna tenersi attivi, positivi e carichi, perché sennò veramente è un disastro. E quindi niente, vabbè, mi alzo, vado a fare una passeggiata con Artù e poi facciamo colazione, puliamo un po' casa. Poi, cioè, pulisco un po' casa perché lui è quello che la sporca principalmente, perché porta dentro qualsiasi cosa dal giardino, cioè proprio, vabbè, oggi mi ha portato una lucertola per Ma dirti, quindi è il suo mondo, perciò, il mondo lo animale, fantastico mondo di Artù. stimo. Esatto. E poi vabbè, studio, adesso sono riuscita a dare 2 esami via telematica online. È stato molto strano, però dai, sono andati bene, quindi sono contenta. Adesso ne sto preparando altri due. Ci ricordi cosa E stai studiando tu, la facoltà? Psicologia? allora, sì, sto facendo la triennale, scienze tecniche psicologiche,
e sono, insomma, se passo questi ultimi due sono arrivata. E Fa vai, strano Laura. Facciamo il tifo per te, facciamo, che sei sottoposta alla pressione psicologica anche in questo caso. Perciò studi, perciò. però sì, studio e studio con calma, che non mi è mai successa questa cosa, quindi sono contenta. E poi niente, poi vabbè, il pomeriggio mi guardo un po' di Netflix, si può dire Certo, si Netflix. può dire, anzi, dici cosa di me, cosa stai guardando? La Casa di Carta? Allora, vario un po', devo dire, non ho una cosa preferita. Diciamo che a me piacciono molto le storie autobiografiche, un po' storiche, eccetera, però in questo momento, proprio ora, sto guardando tutto Gossip Girl. E allora Quindi ci sta un magari... po' di sana cultura. Brava, Laura. Esatto, che non c'entra molto con i miei piani, però mi piace un sacco. Sto tornando un po' all'infanzia, cioè no, infanzia, adolescenza, dai. Adolescenza, adolescenza. E perciò è un po' queste cose ti caratterizzano, ma invece quello, come sei entrata in questa situazione? Cioè, ti sei accorta subito che la situazione era gravissima? Tu sei partita da Bergamo, forse quando cominciavano gli inizi proprio di quello che poi si è rivelato una tragedia. Oppure sei arrivata, magari l'hai capito tardi, come è successo? Cosa ti ricordi quei giorni? Guarda, io di mio sono una persona abbastanza, come dire, tendo un po' a preoccuparmi. E pensa che sono venuta a conoscenza di questa situazione una mattina che stavo per fare un esame, ero a Milano in un bar che stavo facendo l'ultimo ripasso e una signora mia che stava leggendo il giornale si è girata verso di me e ha detto: "Ah, comunque, se aspetti un periodo di grossa difficoltà perché sicuramente arriverà anche da noi questo virus, che io sinceramente non sapevo neanche cosa fosse perché ero completamente fuori dal mondo in quel momento". E quindi ripensandoci, poi effettivamente è stata una... Insomma, lei aveva già capito tutto, cosa che magari noi ci abbiamo messo un po' di più perché al momento si tende sempre magari a sottovalutare, Certo, a non dare troppo sdrammatizzare, certo. importanza, esatto. Panico, però devo dire che, vabbè, poi i miei compagni di squadra possono confermarlo. Io ero già abbastanza un po' preoccupata, ecco. Poi, secondo me, ovviamente, vivere questa situazione a Bergamo, voi sicuramente potrete capirlo, è diverso. Cioè, io mi sono resa conto che viverla, per dire anche solo a Ravenna, che comunque l'Emilia Romagna è una zona molto contagiata, però è differente. Io prima ero in centro a Bergamo e sono stata a Bergamo parecchio, non è tanto che sono a casa, sarà. Sono riuscita a tornare a casa proprio il giorno che poi la sera hanno chiuso definitivamente anche il rientro alle residenze perché stavamo aspettando insomma di capire se il campionato proseguisse o meno. Quindi poi dopo la società ci ha lasciato libere e quindi sicuramente io in centro a Bergamo sentivo le sirene costantemente, era una situazione molto, insomma, difficile, tosta, quindi immagino che, non so come dire, magari chi non la vive proprio sulla propria pelle fa fatica a capire pienamente, ecco. Io ho cercato di trasmetterlo, insomma, alle persone più care per me, perché volevo, insomma, che si tutelassero, anche se magari la situazione non appariva così grave, ecco, come magari poteva essere appunto a Bergamo. Però, insomma, tra l'altro, come tutti noi, ho avuto persone vicine che hanno avuto, insomma, delle perdite, quindi un po' colpito. Mi sento un po' bergamasca in questo perché, insomma, è stata una tragedia incredibile, è tuttora purtroppo. Quindi, dai, speriamo di vedere la luce di uscirne. Speriamo, noi qualcosa cominciamo, qualche segnale di ottimismo, perché le persone sono ancora tante, quelle ricoverate, tante persone hanno avuto un lutto, una sofferenza, però vediamo che i numeri stanno scendendo e pensiamo già a come ripartire in sicurezza. Questo è un po' quello che stiamo avendo, siamo un po' all'avanguardia, lo siamo stati in una malattia qui a Bergamo, cercheremo, credo, anche di esserlo nella seconda fase. Però mi ha incuriosito quello che dicevi, perché è un'esperienza che ho vissuto anch'io. Io vivo qua a Bergamo per lavoro, però la mia famiglia è a Como, e che non è molto distante, non è Ravenna, sono 80 km, però è tutt'altro clima. Chi non ha avuto le perdite umane, chi non ha avuto la sofferenza, la vive con molta più tranquillità, e ho fatto fatica a convincere i miei della pericolosità, perciò state in casa, non uscite. A mia mamma, ad esempio, che ha 80 anni, mio padre non c'è più, ma mia mamma, Grazie.
prima di farglielo capire ci ho messo tanto, perché mi ha detto, ma va, cosa vuoi che sia, non la prendo. Poi invece si è accorta, lo immagino anche tu con i tuoi, no, Laura? Sì, esatto, la situazione è stata un po' la stessa. E poi devo dire che comunque i miei si sono fidati molto perché mi conoscono, quindi insomma hanno subito preso le dovute precauzioni, anche se mi rendo conto che magari andare in giro con i guanti, la mascherina, se tutti gli altri non ce l'hanno, è una cosa un po' atipica. Io mi ricordo che quando sono arrivata qua, che avevo i guanti e la mascherina, la gente mi guardava un po' stranita, però adesso ovviamente ce li hanno tutti, quindi fortunatamente per questa zona e per insomma le altre zone che non sono state così colpite, voglio dire, non c'è stata subito questa necessità, cosa che invece c'è stata a Bergamo, quindi però la prevenzione secondo me è la miglior cura, ecco, quindi... è vero, concordo, anche perché... E a trasmettere nel mio piccolo un messaggio, ecco, è stato per quel poco che sono riuscita a fare, magari è stato utile, ecco. E Laura, due cose ancora. Innanzitutto, so che è un esercizio difficile, un po' da rabdomante, quello che cerca l'acqua col bastoncino, ma che futuro ti immagini tu? Cioè, ci cambierà questa cosa? Oppure, secondo te, poi gli uomini poi dimenticano velocemente, tra un anno o due, quando passerà tutto questo, diventerà l'anno scorso, lo chiameremo l'anno scorso, resterà poco. Oppure cambierà le nostre abitudini, modificheremo il nostro modo di stare insieme? Guarda, ho scritto un articolo perché in questa quarantena ho aperto anche un blog di scrittura, perché è la mia passione più grande, quindi ho... Ma che bello, ma facciamo pubblicità, com'è il tuo blog, come si chiama? Come si chiama? No, vabbè. Si chiama Mela 9, perché è molta fantasia. Mela 9, mela come la Mela 9, giusto? Sì, esatto. Perfetto, ok. E cosa hai scritto su Mela 9? No, ho scritto proprio di questo, cioè che mi auguro per quanto riguarda me, però spero che insomma sia una cosa che possa essere condivisa da tutti, il fatto di ricordarsi insomma di questo momento e di ridare un po', come dire, di ristabilire un po' le nostre priorità, non so come dire. Diciamo che viviamo in una società che è piena di stimoli, siamo super stimolati, dobbiamo andare ai 100 all'ora, non abbiamo tempo per far nulla, e a volte magari ci perdiamo, o non ci perdiamo, però diamo un po' per scontato, no? quello che abbiamo. E io stavo facendo una riflessione pensando che quando ero piccola io e i miei genitori non mi facevano mai mangiare, pranzavamo e non cenavamo con la TV accesa perché era una distrazione, quindi a tavola bisognava chiacchierare, stare tra di noi, non avere insomma altri agenti esterni che potessero in qualche modo... togliere, no, quella situazione di contatto. E invece oggi mi capita che magari durante una cena che si sono in famiglia il telefono comunque lo guardo. Poi io non sono una malata, diciamo, che sto lì a guardare ogni minuto, però comunque è un creare un distacco, perché in quel momento ti proietti in un altro, in un'altra realtà, no? In un altro spazio. E quindi questa cosa mi ha fatto un po' pensare, perché ovviamente non si può neanche pensare, come dire, di cancellare gli strumenti che abbiamo adesso. Sarebbe ipocrita dire non guarderò mai più il telefono, sicuramente capiterà. Però spero di ricordarmi appunto di questo momento in cui farei volentieri a meno del telefono, anche se è un ottimo strumento perché posso vedere la mia famiglia, però ecco, preferirei essere con la mia famiglia, quindi... È vero. Diciamo che questa è stata un po' la riflessione che ho fatto io. Quindi... Grazie che l'hai condivisa anche con noi, poi però andremo a guardare. Se hai la costanza, ecco, di tenerlo aggiornato, io sono un lettore di blog, perciò apprezzo, ecco, veramente. Dammi un giudizio, per favore. Allora te lo darò veramente. L'ultima cosa veloce è invece il cibo. Ma tu ami anche cucinare. Quando sei arrivato a noi ci ha raccontato di quelle cose che fate voi a Ravenna che ci avevano ingolosito. Cucini un po' per te, oppure, visto che sei da sola, te la cavi in maniera spiccia? Allora, diciamo che la mia cucina è molto basica e ho pensato in questo periodo di sperimentare. Però diciamo che le dosi non ho proprio l'occhio giusto, cioè io cucino come se fossimo in cinque, invece sono da sola, quindi poi mangio le stesse cose. Cosa hai cucinato? Allora, per esempio, ieri ho fatto il pesto di zucchine, che è praticamente una salsa di zucchine, però ho messo dentro tre zucchine perché, insomma,
c'erano quelle, il frigo, ho detto vabbè, le mettiamo tutte, però no, era un po' troppo, quindi adesso sto mangiando pesto di zucchine, dai. Zucchine a colazione, a cena, a pranzo. Esatto. E poi un'altra cosa divertente che ho fatto, vabbè, mia mamma spero non mi sentirà perché, perché lei invece è molto molto brava a cucinare. E allora volevo fare una torta di carote, sono andata a vedere tutti gli ingredienti, vado a fare la spesa, prendo tutto, arrivo a casa pronta per partire, non avevo lo zucchero che era l'ingrediente principale, penso, di qualsiasi dolce. E quindi niente, ho pensato di usare le bustine, ma erano troppo poche, perciò fallimento Beh, totale. Laura, diciamo che ci hai dato delle riflessioni profonde sulla cucina, possiamo anche tornarci con calma, d'accordo, Laura. Sì, Allora, sono rimandata. no, rimandata, ma non a settembre, anche un po' prima. Laura, ti ringrazio per essere stata con noi, ci hai portato il tuo sorriso, che è già la cosa importante. Questa è una trasmissione di resistenza umana, specialmente qui a Bergamo. Noi ti ricordiamo sempre volentieri, aspettiamo che tutto questo finisca per poterci ancora riabbracciare e mettere in fila le priorità, no? Ciò che conta. D'accordo, Laura, un abbraccio a te e a tutto, anche a Grazie, un tu. abbraccio a voi e a tutta Bergamo, quindi Salutaci siamo nel Artù, che è stato cuore. bravissimo. Anche per te noi ti abbiamo nel cuore. Grazie mille Grazie. Laura, un abbraccio, buona serata. Ciao, ciao. Grazie mille dunque a Laura Merandri. La nostra trasmissione termina qui, è stato un bel collegamento, perciò ringrazio particolarmente. Ringrazio in regia Nicola Tironi e Gianmarco Facchinetti, ringrazio voi che ci avete seguito, vi do appuntamento sempre con gli altri programmi di Bergamo TV, noi ci troviamo ancora domani.